Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Semplificazioni per imprese certificate EMAS in Emilia-Romagna, il secondo appuntamento online del nuovo ciclo del 2019 di webinar in materia di semplificazione amministrativa svolto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi introdurrò in questo evento online. Do anche il benvenuto alle relatrici di oggi, la dottoressa Michela Meli, Senior Research Green dell'Università Bocconi di Milano, e la dottoressa Elga Tenaglia, scusate, Unità Eco Management, Direzione Generale ARPA Emilia Romagna. Questo webinar, come dicevo prima, è il secondo incontro del nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa, coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Emilia Romagna, un percorso che fa parte del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi ricordo che questo ciclo, che è iniziato l'11 settembre, durerà fino ad ottobre e tratterà diverse tematiche. Passeremo dalla safety security alla normativa sugli allevamenti, alle procedure per la gestione delle onoranze funebri, la semplificazione per imprese certificate, quello di oggi, e poi parleremo anche del software gestionale del SUAP. Vi ricordo che vi do in anteprima una notizia: l'8 di ottobre ci sarà il prossimo webinar sulla piattaforma SUAP. A breve sarete avvisati sia via mail che con la pagina di Eventi PA, nella quale potrete già iniziare ad iscrivervi. Per tutti gli altri eventi vi ricordo sempre di controllare la pagina di Eventi PA in modo tale che, calendario alla mano, sarete informati su tutti i nostri seminari e webinar. Nell'ambito appunto del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione sono stati gestiti e svolti diversi seminari, ben 34 e 32 webinar, che hanno toccato le diverse tematiche inerenti alla semplificazione, come la conferenza dei servizi, la SCIA, la modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, impresa, edilizia, digitalizzazione, notifica sanitaria, ambiente e semplificazione per le imprese certificate. E tutti questi nostri eventi, tutti questi eventi sia online che in presenza, per avere tutto l'elenco di tutti questi incontri, potete andare sulla pagina Eventi PA al nodo 17455 e avrete tutti gli eventi che si sono svolti fin dall'inizio del nostro progetto. Sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice all'indirizzo rete.italiasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, i progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. All'interno di questa rete ci sono tre aree di lavoro attive: la modulistica standardizzata e semplificata, SUAP e Rete Italia Semplice. Nel momento in cui vi accedete a questa rete con le vostre credenziali di DFP Auto, venite registrati automaticamente nella comunità di lavoro Rete Italia Semplice. Per partecipare alle altre due aree di lavoro basta cliccare su Partecipa e lì verrete poi inserite dall'amministratore delle due comunità. Questa rete, Rete Italia Semplice, mette a disposizione diversi servizi, tra cui guide e FAQ, chiedi all'help desk, tutta la documentazione inerente alla semplificazione e poi un reminder a tutti i nostri webinar e seminari. Andiamo all'incontro di oggi. L'incontro di oggi, che è rivolto al personale dell'amministrazione dell'Emilia-Romagna, ma è aperto alle amministrazioni di tutte le altre regioni e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento della dottoressa Melis, a seguire l'intervento della dottoressa Tenaglia e poi ci sarà lo spazio per le vostre domande in chat, fino ad arrivare alla chiusura. Vediamo di cosa parliamo oggi. Parleremo del progetto europeo Life Braver per la promozione delle semplificazioni a favore delle aziende certificate e registrate, la presentazione di ARPE e il ruolo del processo di EMAS e le nuove linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio,
Il quadro sintetico delle principali agevolazioni per le aziende registrate EMAS, focus delle agevolazioni ARP per aziende EMAS e focus su aspetti positivi e implementazione del sistema gestionale EMAS. Il nostro strumento più importante in questo momento è la chat nella quale voi avete tutto il nostro supporto e soprattutto in cui potete scrivere le vostre domande che verranno poi riportate alle due docenti in modo tale che nella chiusura delle loro trattazioni potranno rispondere alle vostre domande. Ricordo che poi le domande in forma scritta le troverete anche nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. Altra comunicazione di servizio. Troverete poi a breve, dopo l'evento, nei prossimi giorni, anche la registrazione e le slide utilizzate dalle docenti. E ricordo inoltre che per l'attestazione di iscrizione avverrà solamente per coloro che sono stati in aula per almeno il 20% del tempo in base ai log della piattaforma e dopo l'avvenuta attestazione nei prossimi giorni da parte del nostro staff ritroverete nella vostra pagina i miei eventi e dopo aver compilato il questionario di gradimento potete scaricare l'attestato di iscrizione. Solo una comunicazione di servizio per le domande dello scorso webinar. Abbiamo avuto un problema con la docente che ha subito un piccolo intervento, dunque vi chiedo di pazientare ancora un po' e troverete poi le risposte alle vostre domande che avete posto in chat. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di lavoro e lasciare la parola e la webcam alla nostra prima relatrice, la dottoressa Michela Melis, e ci vediamo poi e io rimango con voi in chat. Buon proseguimento! Buongiorno a tutti, grazie Paola per il collegamento, sono Michela Melis, lavoro come ricercatrice all'Università Bocconi nel centro di ricerca Green, che è un centro di ricerca neonato all'interno dell'università dall'esperienza di due precedenti centri di ricerca, l'OIEFE al quale appartenevo io, storicamente dedicato ai temi della gestione ambientale e dell'energia, e il CERTET che invece è il centro di ricerca che si occupava dei trasporti e del territorio. Quindi questo neonato centro in effetti accorpa su di sé diciamo tutta l'esperienza dell'istituzione universitaria nell'ambito ambiente, energia e territorio, trasporti e territorio. Io in particolare storicamente in questa istituzione mi sono occupata dal punto di vista anche delle policy ambientali, dei sistemi di gestione ambientale e della registrazione EMAS e dello strumento gemello, quello della certificazione ISO 14001. Il macro tema del webinar sono le semplificazioni per le imprese certificate EMAS con diciamo, l'esperienza applicativa in Emilia-Romagna. Il mio intervento prende spunto dal fatto che il tema delle semplificazioni a favore delle imprese che hanno ottenuto una certificazione ambientale, cioè un'attestazione di parte terza della qualità della loro gestione ambientale, è al centro e il tema chiave del progetto europeo Life Braver, di cui come Università Bocconi siamo capofila, che ha come diciamo, obiettivo principale ultimo proprio quello della promozione delle semplificazioni a favore delle aziende certificate e registrate. Mi sentirete dire nel corso dell'intervento spesso certificate e registrate, parliamo in realtà in generale di certificazione ambientale per intendere appunto l'attestazione, il riconoscimento di parte terza della qualità della gestione ambientale delle aziende. Più tecnicamente si parla di registrazione ambientale EMAS quando questo riconoscimento è di matrice europea ed è diciamo, promana direttamente dalla Commissione europea, dall'istituzione ambientale. Parliamo di certificazione ISO 14001 quando questo riconoscimento è invece diciamo, derivante dalla matrice normativa privata dell'ISO. Si tratta di due schemi ugualmente affermati diciamo, a livello mondiale storicamente come i due
strumenti principali per la gestione ambientale in azienda, che poi ci sarà occasione di dirlo nell'intervento, negli ultimi anni hanno anche fatto un salto di qualità in termini di requisiti che le organizzazioni aderenti, in primis le aziende, devono soddisfare per poter ottenere questi riconoscimenti. In particolare, poi lo vedremo rispetto al nostro tema di indagine, rispetto anche alla loro capacità, la capacità delle aziende che si fregiano di questi riconoscimenti di gestire il rischio ambientale connesso alle loro attività. Dicevo, appunto, il mio intervento è di inquadramento delle attività un po' che stiamo portando avanti nell'ambito del progetto Life Braver. È un progetto finanziato nell'ambito del programma Life della Commissione europea, un progetto a carattere triennale, è iniziato nel 2016 e in realtà adesso siamo addirittura d'arrivo, perché il progetto si conclude. Concluderà poi a dicembre di quest'anno. L'obiettivo principale, il macro obiettivo che ha informato le attività progettuali dal 2016 a oggi è proprio quello della promozione dell'adozione di misure di semplificazione normativa a favore delle organizzazioni che, come dicevo, possono fregiarsi di questo tipo di riconoscimento. La registrazione EMAS in primis o la certificazione ISO 14001, e di promuoverlo su diversi livelli, a livello europeo, a livello nazionale e a livello regionale. Diciamo, il focus applicativo principale del progetto è sicuramente quello locale, regionale, però diciamo nell'ambito delle attività progettuali abbiamo un po' allargato la nostra dimensione di analisi anche alla visione nazionale e, per quanto possibile, anche alla visione europea. Il principale obiettivo è proprio quello di dimostrare come effettivamente una migliore normazione, diciamo, è possibile nelle policy ambientali se nella revisione delle normative esistenti, ovvero nell'adozione di nuove normative, i sistemi di gestione ambientale certificati secondo questi schemi EMAS o ISO 14001 vengono presi in considerazione, e quindi in qualche modo si riconosce alle aziende, alle organizzazioni che hanno deciso volontariamente di intraprendere questo tipo di percorso, la bontà del percorso fatto attraverso una serie di benefici che noi semplifichiamo in termini con l'espressione semplificazione normativa, ma poi vedremo col mio intervento e con quello della dottoressa Tenaglia come dentro questa espressione, che poi nella logica europea e l'espressione inglese regulatory relief, questa espressione racchiude poi al suo interno in realtà tante diverse tipologie di misure. Qualche elemento sulla partnership e sul contesto applicativo del progetto. Ho detto, appunto, si tratta di un progetto triennale che sta volgendo al termine. Noi come Università Bocconi siamo il capofila. In Italia abbiamo un altro partner ufficiale di progetto, che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ma poi oltre ovviamente ai partner ufficiali del progetto, un elemento fondamentale per la riuscita e il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso sono anche i partner istituzionali, proprio le istituzioni, che sono le uniche che ci possono consentire poi di raggiungere il nostro obiettivo finale, che è quello dell'adozione delle misure. In questo senso l'ente di controllo, quale l'ARPA, a cui appartiene la dottoressa Tenaglia, che farà l'intervento che segue il mio, per noi è un partner fondamentale. Oltre all'Italia, il progetto ha anche una dimensione applicativa in altri paesi europei. Infatti abbiamo dei partner in Spagna, nella Repubblica Ceca, in Slovenia e a Cipro. E vedete qui riepilogati anche gli altri soggetti beneficiari, oltre agli italiani. Fra questi si tratta in tutti i casi
casi di centri di ricerca scientifica e poi abbiamo avuto, diciamo, anche la possibilità di avere fra i nostri partner una istituzione, diciamo, a livello nazionale, che è il Ministero dell'Ambiente della Repubblica Ceca. Faccio un brevissimo passo indietro per dire da dove nasce l'idea di dedicare un progetto LIFE a un tema come quello delle semplificazioni normative per le imprese che sono certificate. Si tratta, diciamo, in realtà il progetto Braver, lo si intende, come potete vedere dalla slide, anche dal nome, è l'erede, diciamo, il successore di un precedente progetto LIFE in cui siamo stati coinvolti come università, sempre come partner, che nel 2015 è stato selezionato dalla Commissione europea fra i 20 migliori progetti LIFE nell'ambito del filone ambiente e informazione. Diciamo, la ratio da cui partiva quel progetto, che si è dimostrato di successo e che poi ci ha consentito anche di valorizzare, di andare avanti nelle attività, la ratio parte, diciamo, da quella che è una constatazione che ormai, diciamo, la letteratura sia accademica sia applicativa ha dimostrato ampiamente, e cioè che questi strumenti a disposizione delle aziende, l'EMAS e l'ISO 14001, laddove applicati effettivamente correttamente, come l'attestazione di parte terza e il percorso e i requisiti richiedono, sono degli strumenti efficaci nel migliorare la gestione degli impatti ambientali delle aziende. In questo senso è corretto, è giusto e opportuno anche che l'istituzione, il legislatore, si ponga anche, diciamo, l'interrogativo di riconoscere gli sforzi profusi dalle aziende che intraprendono questo percorso, premiandole, diciamo, attraverso delle forme di semplificazione. Come tutti i progetti LIFE, anche il nostro LIFE Braver, di cui comunque vi invito poi ad approfondire le tematiche nel sito di progetto, che è lifebraver.eu, anche il nostro progetto aveva a monte una serie di target molto specifici e anche quantitativi. Qui nella slide vi abbiamo riportato proprio quelli numerici e più ambiziosi. Al di là, diciamo, di quella che è lo sviluppo comunque impegnativo di proposte di semplificazione a favore delle organizzazioni con certificazione ambientale, il target sicuramente più impegnativo è quello della vera e propria adozione di un certo numero di proposte fra quelle sviluppate e testate. Vi dicevo che siamo in chiusura delle attività, perché il progetto si conclude formalmente a dicembre. Siamo felici di poter dire che in realtà adesso siamo a ottobre. Questo target di 16 misure siamo riusciti a raggiungerlo, perché tra il mese di agosto e il mese di settembre siamo riusciti, a livello di partnership nei diversi paesi, quindi comprendendo anche Spagna, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro, siamo riusciti a superare l'obiettivo delle 16 misure e ad arrivare a 17 misure di semplificazione adottate. Un altro elemento che mi piace valorizzare anche in questa occasione, in questo webinar, è il fatto che, al di là del target quantitativo, diciamo, comunque impegnativo, di portare all'attenzione del legislatore, dell'istituzione, dell'ente di controllo, delle misure da rendere effettivamente applicate nelle attività poi della pubblica amministrazione, diciamo, l'obiettivo che si è data la Commissione europea nel finanziarci, se volete, per una seconda volta questo un progetto di questo tipo, era dato anche dal fatto che l'Italia poteva in qualche modo fare da traino e promuovere questo tipo, la sua esperienza, il successo di quella che è la sua esperienza, anche in altri paesi in cui questi strumenti non sono così sviluppati e in cui ancora meno, diciamo,
La legislazione ha fatto pratica poi nella sua applicazione in termini di integrazione di proposte di semplificazione. Questo che vedete qui è appunto un quadro molto sintetico delle misure che si è riusciti appunto ad adottare e che sono state adottate nel triennio di vita del progetto. È opportuno, come anticipavo prima, richiamare l'attenzione sul fatto che le opportunità di valorizzazione di questi schemi di certificazione volontaria EMAS o ISO 14001 nello sviluppo della normazione, nell'applicazione della normativa sono veramente tante e molto diverse sono anche le forme di agevolazione, di riconoscimento che si possono concedere, riconoscere alle imprese, perché si va, diciamo, da quelle che sono le misure di, come dire, di semplificazione nel senso più stretto del termine, in termini per esempio di riduzione dei tempi amministrativi. Una delle misure storicamente, diciamo, adottate in Italia sul piano nazionale è quella dell'allungamento della durata dei tempi dell'autorizzazione. Altre misure invece, diciamo, non sono strettamente legate alla dimensione comunque amministrativa e della semplificazione dei tempi dell'amministrazione, ma sono misure, per esempio, che vanno a incidere poi sulla dimensione fiscale e finanziaria delle imprese, con ad esempio la riduzione delle garanzie fideiussorie che sono dovute in certi contesti, come nel caso ad esempio del trattamento e della gestione dei rifiuti, ovvero sempre nell'ambito dell'iter amministrativo la riduzione delle spese istruttorie riconosciuta alle imprese EMAS nell'ambito per esempio delle attività poi degli iter relativi ai monitoraggi. Questo serve anche per dire che poi non tutte le misure, così come sono diverse nella loro natura, non tutte le misure sono ugualmente facilmente adottabili, anche perché non tutte sono neutrali dal punto di vista del bilancio della pubblica amministrazione. Alcune misure sono, diciamo, neutre per il bilancio, altre non lo sono. Una misura che storicamente in un contesto territoriale specifico nella Toscana si è dimostrata di grande successo è quella di natura fiscale, la riduzione dell'aliquota IRAP a favore delle imprese EMAS e ISO 14001. E questa misura ha dimostrato, effettivamente è stato un caso, una best practice italiana, regionale italiana, che poi è stata anche esportata nel resto d'Europa, però si tratta chiaramente di una misura che non può essere, diciamo, che la cui fattibilità deve essere poi ovviamente rivalutata e rinnovata di anno in anno in base anche a quelli che sono ovviamente i bilanci regionali. Detto questo, appunto, al di là di queste misure fiscali o amministrative, un altro ambito che vedete poi anche qui valorizzato, non in Italia ma in altri paesi che sono partner di progetto, è quello della valorizzazione di EMAS nell'ambito, ad esempio, delle politiche di acquisto pubblico, del Green Public Procurement. Il GPP ormai è riconosciuto fortemente dalla Commissione europea come uno dei principali strumenti di attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile in Europa. Si è lavorato negli anni a diversi livelli, dall'europeo al fronte nazionale, per far sì che nell'ambito dei criteri, diciamo, di Green Procurement anche l'EMAS e gli altri schemi come l'ISO 14001 potessero trovare una valorizzazione nell'ambito, diciamo, di quelli che sono i bandi di gara della pubblica amministrazione nel contesto e nel perimetro di quello che è possibile fare nell'ambito della legislazione. Un altro elemento che vale la pena
citare e che in qualche modo rappresenta un fronte su cui noi ci siamo impegnati, continuiamo a impegnarci, è quello anche di cercare di promuovere un'omogeneizzazione anche di queste misure su tutto il territorio nazionale. In Italia, ma anche nelle altre, anche in altre regioni, anche in Spagna, anche in altri paesi come la Spagna, spesso e volentieri queste misure, diciamo, hanno trovato poi maggiore successo a livello di normazione regionale. Questo ovviamente è un risultato positivo, con il limite ovviamente che bisognerebbe sempre cercare di garantire ovviamente una premialità uguale a tutte le aziende sul territorio nazionale. Prima di lasciare la parola alla collega, appunto sul fronte poi di quelle che invece sono le proposte sul piano nazionale, mi piace ricordare una misura su cui siamo impegnati da diversi anni e che non ha ancora trovato, diciamo, un riscontro in termini di riconoscimento legislativo, ma noi andremo avanti in questa strada, che è quello del far sì che il regolamento EMAS, la registrazione EMAS e la certificazione 14.001, diciamo, trovino un riconoscimento anche nell'ambito del regime della responsabilità amministrativa delle imprese, nell'ambito del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità d'impresa. Per due ragioni sostanzialmente. Intanto, come forse molti di voi sapranno, questo tipo di riconoscimento per appunto la certificazione come elemento valorizzabile, diciamo, con efficacia esimente rispetto alla responsabilità d'impresa, esiste già nel campo della salute e sicurezza sul lavoro da diversi anni, con il decreto 81 del 2008, l'articolo 30 ha riconosciuto l'efficacia dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza, diciamo, come componente di un modello organizzativo efficace di impresa. Vorremmo, diciamo, estendere questo tipo di valorizzazione anche agli schemi di certificazione ambientale. L'altra ragione è, la dicevo in apertura del mio intervento, l'altra ragione è legata al fatto che nella loro ultima versione, la ISO 14.001 e ancora di più storicamente anche il regolamento EMAS hanno reso, diciamo, hanno in qualche modo alzato l'asticella dei requisiti che devono rispettare le aziende che ottengono questo riconoscimento in termini di gestione del rischio. Quindi il riconoscimento della capacità di gestione del rischio ambientale per le imprese che intraprendono questo percorso è molto importante e in una certa misura è anche alla base diciamo del riconoscimento, diciamo, di un'eventuale riduzione della frequenza dei controlli ad opera dell'ente di controllo, come poi diciamo ci racconterà anche la dottoressa dell'ARPA Emilia Romagna. Un ultimo elemento che vorrei segnalare prima di chiudere il mio intervento. Dicevo appunto, siamo in una fase di chiusura del progetto. Come spesso accade per i progetti LIFE, è prevista una conferenza finale, un convegno finale di presentazione dei risultati complessivi del progetto, che sia anche l'occasione per mettere un po' al tavolo tutti gli interlocutori diciamo, di un tema di questo tipo, che sono soprattutto le aziende da una parte e le istituzioni dall'altra. Abbiamo previsto che questo convegno, diciamo, non si tenesse in università, bensì si tenga in occasione della fiera mondiale annuale a Ecomondo che si svolge tutti gli anni a novembre a Rimini. Quest'anno la fiera si svolgerà dal 5 all'8 di novembre,
nel contesto proprio, manco a farlo apposta, nel contesto emiliano-romagnolo, che in Italia rappresenta uno dei più, diciamo, dei più maturi dal punto di vista della valorizzazione dei sistemi di gestione ambientale storicamente, e quindi il convegno si terrà in quella sede, sarà il 7 novembre al pomeriggio nel padiglione D3. Poi, per chi è vostro interessato, diciamo, il programma della manifestazione è disponibile in modo dettagliato sul sito della manifestazione, che è ecomondo.org, e quindi speriamo che, di trovare in quell'occasione tutte le persone che possono essere interessate a questo tema. In quell'occasione parteciperanno anche i nostri partner stranieri, proprio perché, come dicevo, una delle ragioni che, diciamo, che ha spinto la Commissione europea a finanziare queste attività è quella di far sì che, diciamo, quella che è un'esperienza per molti aspetti consolidata dell'Italia, per quanto ancora, diciamo, con ampi margini di miglioramento nell'adozione di queste misure, potesse essere, diciamo, trasferita a paesi che sono relativamente più indietro da questo punto di vista. Io a questo punto vi ringrazio e chiudo il mio intervento e rilascio quindi la parola a Paola. Grazie, grazie mille, grazie. Allora, mentre diamo modo, ecco che già vedo la dottoressa Tenaglia e gli condivido la sua presentazione, tra qualche attimo partirà. Ricordo a tutti che per le vostre domande potete tranquillamente scrivere nella chat. Allora, silenzio il mio microfono e la mia webcam e ci rivediamo tra poco. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Elga Tenaglia e lavoro in ARPA Emilia Romagna e mi occupo prevalentemente di certificazioni ambientali, in specifico di EMAS ed Ecolabel europeo. In questa presentazione cercherò di riassumervi in qualche modo quali sono per tipologia le semplificazioni ambientali per le imprese registrate EMAS in ambito nazionale, e poi quindi un focus su quali sono le agevolazioni previste in Emilia-Romagna, ma in particolar modo quelle che coinvolgono la nostra agenzia, cioè l'ARPA Emilia-Romagna. E come mai l'ARPA è coinvolta e viene chiamata in causa nel caso della registrazione EMA? Perché ARPA Emilia-Romagna, tra le sue attività, oltre ad occuparsi ovviamente di vigilanza e controllo del territorio in tema ambientale, di gestire le reti di monitoraggio piuttosto che l'attività laboratoristica e di autorizzazioni e concessioni, ha nella sua mission anche proprio l'occuparsi di certificazioni ambientali. Come vedete, ARPA è un breve richiamo, come l'abbiamo conosciuta da sempre, è stata ARPA per 20 anni. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, nel 2016, con la legge regionale 13 del 2015, c'è stata una grande riorganizzazione che ha portato ARPA a diventare ARPAE, ovvero oltre ad occuparci di temi ambientali, ci occupiamo anche di temi in ambito energetico. E non di meno abbiamo poi acquisito al nostro interno delle funzioni del servizio tecnico di bacino che prima erano quindi attribuite alla provincia. E detto questo, però, torniamo al punto di partenza, ovvero perché ARPA si occupa anche di registrazione EMA. Perché proprio da legge istitutiva della nostra agenzia, cioè la legge regionale 44 del 95, è previsto che l'ARPA si occupi anche di promozione della ricerca, della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, sia quindi in ambito di prodotti, ma anche di sistemi di produzione, e soprattutto in un'ottica di applicazione di quelli che sono i regolamenti europei, quindi in particolar modo il regolamento EMAS e il regolamento Ecolabel. L'ARPA, oltre quindi a fare diffusione, quindi fare in modo che strumenti come l'EMAS, ma cito anche l'Ecolabel, possano essere strumenti quindi diffusi e conosciuti, e quindi oltre a partecipare ad attività progettuali relativi a questi strumenti,
partecipa ad una rete, alla rete FNPA, che è stata quindi costituita, cioè il sistema delle agenzie insieme con ISPRA, che dal 2016 quindi operano affinché si possano applicare procedure condivise nell'ambito di tutto il sistema agenziale. Arte Emilia Romagna, quindi, oltre a partecipare a questa attività, per EMAS in particolar modo, dà supporto ad ISPRA per la verifica della conformità legislativa al fine del rilascio della registrazione EMAS, nonché, una volta ottenuto EMAS, anche proprio per il mantenimento della registrazione. In questo schema, che ho preso da una presentazione dell'ingegner Mara D'Amico di ISPRA, che è il referente, il riferimento per ISPRA per quanto riguarda la registrazione EMAS, si porta un po' a sintesi, uno schema riassuntivo di quello che è il processo EMAS, al momento in cui un'azienda ha già implementato un sistema di gestione ambientale. Cosa succede quindi quando l'azienda fa una richiesta per ottenere la registrazione? Come vedete, è molto forte la presenza della pubblica amministrazione, in quanto sia possiamo vedere che c'è un ambito ministeriale, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, della Salute, dell'Economia e della Finanza, ci sono membri e componenti di questi ministeri che vanno a istituire il Comitato Ecolabel Ecoaudit, che poi il comitato che in ambito italiano rilascia la registrazione alle organizzazioni che quindi sono adatte per poter ottenere vengono ritenute idonee alla registrazione. Dà supporto al comitato, un supporto di tipo tecnico, l'ISPRA, che a sua volta si avvale di tutto il sistema delle agenzie, quindi delle ARPA e delle APPA, proprio come vi dicevo precedentemente, per la verifica della conformità legislativa, cioè per dire se l'azienda del territorio è conforme a tutte le normative e le prescrizioni previste in ambito ambientale. Arriviamo quindi un po' la questione ovviamente principale e prioritaria dell'intervento, ovvero le agevolazioni e i benefici per l'EMAS. L'EMAS ovviamente esiste da più, è una registrazione che esiste da più di 25 anni ormai, e in questi anni ovviamente si è cercato di in qualche modo trovare degli strumenti per agevolare e dare dei benefici a queste aziende che comunque affrontano un percorso di un certo tipo, e quindi insomma, in qualche modo dargli un riconoscimento per la validità del percorso che continua a sostenere. Le tipologie di benefici, e in questo caso in un'ottica di benefici di tipo nazionale, possono essere di diverse tipologie, un po' come ha accennato anche precedentemente la dottoressa Melis, quindi possono essere delle agevolazioni di tipo economico, procedurali, premiali. E vediamo poi in particolar modo, ci provo, mi chiedono più volume. In particolar modo, no, sono andata avanti. Allora, per quanto riguarda le agevolazioni di tipo economico, possono essere agevolazioni che riguardano le spese istruttorie, quindi i controlli, in particolar modo in ambito di AIA, e vedremo poi nel caso specifico anche per quello che succede in ambito AIA per la Regione Emilia-Romagna. Si può parlare di riduzioni dell'esecuzione bancaria, in questo caso particolarmente in particolar modo per il settore dei rifiuti, sgravi fiscali, riduzione dei canoni e oneri di servizi di varia natura. Altra tipologia di benefici sono le semplificazioni procedurali. In questo caso, sia nel rilascio, così come nel rinnovo di un'autorizzazione ambientale, l'agevolazione consiste proprio nel aumentare, ad esempio, la durata di validità di un'autorizzazione, piuttosto che ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione stessa, e favorire anche magari delle procedure agevolate, delle autocertificazioni da parte dell'azienda, e anche la riduzione dei controlli. Questo è, anche in questo caso, richiameremo questo punto quando parleremo della normativa regionale per Arte Emilia-Romagna,
la riduzione dei controlli, proprio così come previsto dal decreto legislativo 46 del 2014 relativamente all'IPPC. Mi scuso che la slide in questo punto non si vede molto bene, però diciamo che al momento l'agevolazione più diffusa è legata proprio al rinnovo in ambito nazionale, è legata proprio al rinnovo dell'AIA. L'AIA quando viene rilasciata ha una validità di 10 anni e questa durata viene prorogata a 16 anni nel caso di un'azienda registrata EMAS, mentre è prorogata a 12 anni nel caso in cui un'azienda sia certificata 14.001. Altra tipologia di agevolazione è relativa ai cosiddetti finanziamenti diretti, cioè le organizzazioni ricevono un contributo per coprire le spese per l'ottenimento proprio della registrazione. Questo tipo di finanziamento in realtà al momento non è più un beneficio molto diffuso, nel senso che sicuramente è stato un tipo, una tipologia di finanziamento adottato nei primi anni in cui il regolamento dell'EMAS è stato pubblicato, quindi ovviamente lo strumento era meno conosciuto e quindi si incentivava le aziende ad intraprendere il percorso con questa tipologia di agevolazione. Diciamo, grande macro tipologia è quella che è relativa alle premialità o preferenze che vengono riconosciute alle organizzazioni sia EMAS che 14.001 o in fase di attribuzione di finanziamenti pubblici, quindi ad esempio il caso di fondi europei, così come nel caso, e qui arriviamo al discorso un po' del GPP, quindi degli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni, dove la presenza di un EMAS o di un 14.001 porta a agevolare le aziende che partecipano a un bando per l'attribuzione di un servizio nell'ambito della pubblica amministrazione, ovviamente agevolare a parità di confronto anche con tutti gli altri requisiti richiesti dal bando, però sicuramente un'azienda che è registrata EMAS 14.001, quindi può avere, gode di aspetti, diciamo, premianti in ambito sia di GPP che di criteri minimi ambientali. E nonché, appunto, ultimo punto, anche preferenze, le aziende EMAS 14.001 godono anche di preferenze nelle graduatorie per l'assegnazione di contributi, di agevolazioni e di finanziamenti in generale in materia ambientale, così come previsto dalla legge 221 del 2015, nota come Green Economy. E come vedete nella slide ho riportato il link del sito ISPRA all'interno del quale trovate il catalogo degli incentivi EMAS e Ecolabel 14.001, ovvero è possibile interrogare tramite una query, quindi per poter ottenere l'elenco delle agevolazioni sia in ambito nazionale sia in ambito regionale. Noi come ARPA Emilia Romagna abbiamo anche noi un nostro elenco nel sito di ARPA, che però in questo momento è ancora in fase, stiamo ultimando gli ultimi aggiornamenti e poi provvederemo quindi a pubblicare anche noi l'elenco aggiornato. A questo punto arriviamo al focus più di dettaglio relativamente a quello che succede nella regione Emilia-Romagna per quanto riguarda le agevolazioni per le aziende EMAS. E come vedete nel titolo della presentazione ho volutamente indicato agevolazioni ARPA e per aziende EMAS, perché ovviamente le agevolazioni previste in Emilia-Romagna per aziende EMAS o ISO 14.001 sono diverse, ma in questo caso ho voluto focalizzare l'attenzione proprio su quelle che riguardano e dove è coinvolta anche l'ARPA Emilia Romagna. E quindi parleremo appunto del tariffario delle prestazioni di ARPA, ovviamente, e del piano di controlli AIA. Per quanto riguarda il tariffario delle prestazioni, il tariffario è stato approvato con la delibera della Giunta regionale 926 del 2019. E nell'ambito del tariffario ovviamente sono previsti vengono quindi passate a rassegna tutte le attività
che l'agenzia svolge, quindi relativi oneri a carico delle aziende, ad esempio quindi dai costi per ispezione in ambito AIA, attività laboratoristiche, campionamenti e così via. Quindi tutto ovviamente è presente all'interno di questo tariffario. In due punti specifici del tariffario si fa riferimento alle certificazioni ambientali. Il primo è quello relativo ai progetti sottoposti alle procedure di VIA. In quest'ambito, dovendo svolgere ARPA un'attività istruttoria, è prevista una tariffa minima di 500 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, quindi il cosiddetto screening. Ovviamente parliamo di cifre minime, quel 500, ovviamente 500 euro è una cifra che può aumentare in base proprio alla tipologia di verifica che occorre fare. E idem per il discorso del procedimento unico di VIA, si parte da una cifra minima di 1000 euro. Bene, queste cifre vengono ridotte, queste spese istruttorie vengono ridotte di un 50% per quegli impianti che sono registrati EMAS o certificati 14001. Per quanto riguarda tutte le altre voci del tariffario, si applica una scontistica pari al 30% per le imprese EMAS ed Ecolabel europeo, mentre la scontistica è del 15% per le imprese che sono certificate 14001. E da specificare che nel caso in cui un'azienda sia ad esempio registrata EMAS ma anche certificata 14001, che la riduzione prevista ovviamente non sarà del 45%, cioè non è cumulabile, non è cumulabile la riduzione, ma ovviamente sarà prevalente la percentuale maggiore. Quindi nel caso, come dicevo, azienda sia EMAS sia 14001 si applicherà una scontistica pari al 30%. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che coinvolge sempre ARPA Emilia Romagna, l'altro aspetto è quello del piano dei controlli AIA. E con la delibera della Giunta regionale 2124 del 2018, la Regione Emilia Romagna ha approvato il piano dei controlli AIA per il triennio 2019-2021. Questo piano, che ovviamente è stato sì approvato dalla Regione, però è stato sviluppato anche con il supporto di ARPA Emilia Romagna. Proprio perché all'interno di questo piano è stato utilizzato il cosiddetto modello SSPC, cioè il sistema di supporto alla programmazione dei controlli, un modello che serve proprio per calcolare il rischio da associare a un impianto, a un'azienda per stabilire quale deve essere la frequenza ispettiva. Questo indice di rischio può oscillare da un minimo di 1 a un massimo di 10 e nell'attribuzione, cioè tra gli aspetti che vanno a determinare questo indice, si tiene conto della complessità della tipologia dell'impianto, del ciclo produttivo, dell'impatto che può avere l'azienda e ovviamente anche della vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio. Insieme a tutti questi fattori va a determinare, quindi in questo caso va a ridurre, diciamo, l'indice di rischio, questo bonus che è previsto proprio dalla presenza di certificazioni ambientali. Quindi questo significa che un'azienda che è registrata EMAS o certificata 14001 in Emilia-Romagna, nel calcolo della frequenza di quali saranno le ispezioni AIA, si tiene conto anche di questo parametro. Quindi un'azienda EMAS che magari avrebbe dovuto avere una verifica AIA annuale può vedersi, ovviamente sempre in concomitanza con se anche tutti gli altri fattori lo permettono, però la presenza di una registrazione EMAS, una certificazione 14001 può portare anche queste verifiche a diventare non più annuali, ma biennali se non triennali. E in quest'ultima slide ho un po' cercato di riassumere quali sono i vantaggi per le organizzazioni
che si registrano EMAS. Abbiamo visto quindi, ovviamente brevemente, quali sono alcune delle semplificazioni di cui dispongono e va da sé che comunque al di là diciamo dei benefici e degli incentivi che un'azienda può avere, c'è anche proprio un discorso che un'azienda registrata EMAS è un'azienda sicuramente ambientalmente sostenibile, quindi può contare in una migliore gestione interna del proprio sistema e anche in un risparmio di risorse, che ovviamente è un bene per l'ambiente, ma è un bene anche per l'azienda, che quindi risparmia anche proprio nella gestione, anche per quanto può essere proprio il discorso delle risorse energetiche, idriche, materie prime e così via. Due ultime cose importanti che possono essere comunque viste come un esempio di beneficio per le aziende registrate EMAS. Il primo è il rapporto con gli enti di controllo. Per quello che riguarda almeno il nostro territorio, quindi la regione Emilia-Romagna, abbiamo potuto constatare che la presenza di un sistema ambientale certificato, sia esso EMAS che 14001, anche se non esime un'organizzazione dal poter in qualche modo essere soggetta a violazioni o sanzioni, perché comunque può capitare, sicuramente queste certificazioni creano dei presupposti per un minor rischio di incorrere in irregolarità ambientale. L'altra cosa è che l'EMAS, ma anche il 14001, avranno un ruolo sempre più importante anche per quanto riguarda le BAT conclusion, cioè quelle con adesso la pubblicazione di diverse decisioni. Cito ad esempio la decisione 2017-302, che è quella relativa agli allevamenti di pollami e suini, ma ce ne sono altri per altri comparti produttivi. Si tratta di aziende AIA, ovviamente. Le aziende AIA, al fine di poter ottenere il rinnovo, devono ovviamente rispettare una serie di BAT. E in tutte queste decisioni, la prima BAT che viene citata, quindi la BAT 1, è proprio quella relativa all'adozione di un sistema di gestione ambientale. Questo significa che un'azienda AIA che ricade nell'ambito di applicazione di queste decisioni è obbligata, ha l'obbligo di adottare un sistema di gestione, che non significa avere necessariamente o obbligatoriamente una registrazione EMAS o una certificazione 14001, ma averla sicuramente porta in automatico a soddisfare i requisiti di questa prima BAT. Avrei concluso, vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i contatti miei e della dottoressa Simona Poppi, che è la responsabile del servizio presso il quale opero, e quindi nel caso di grazie, dottoressa Tenaglia, ringrazio anche la dottoressa Melis che invito a riattivare la webcam mentre io do qualche informazione di servizio. Ricordo le domande, ne è arrivata una di domanda, richiedo anche a voi di poter continuare con le domande e nel frattempo si può anche pensare di approfondire un argomento o un qualche aspetto dei temi trattati, se magari si è andata un po' più in velocità per dar modo alle domande, visto che le domande non stanno ancora arrivando. Dunque sollecito i partecipanti a scrivere nella chat, mentre leggo mentre do modo alle dottoresse di leggere la domanda e di decidere appunto per la risposta. Se non dovessero arrivare altre domande, magari penseremo ad un approfondimento di qualche tema in particolare. Silenzio il mio microfono e la mia webcam e lascio la parola a. Allora, io posso intanto magari richiamo un po' anche la slide, forse magari non ho visto se la domanda è arrivata prima o dopo della slide che avevo presentato sui rinnovi. Normalmente la durata comunque di un
dell'autorizzazione che viene rilasciata dell'AIA è una durata di 10 anni, come vi dicevo, poi dopo la presenza della registrazione EMAS porta la durata di questa, può portare, non può, porta ad estendere la validità dell'autorizzazione a 16 anni, mentre a 12 anni nel caso di una certificazione 14.001. Michela, se vuoi aggiungere tu qualcosa, pure. Sì, aggiungo semplicemente che appunto anch'io l'avevo comunque citata come esempio, forse diciamo l'esempio più conosciuto perché più diffuso poi a livello nazionale e ci dà anche lo spunto per evidenziare una cosa che abbiamo detto in entrambi gli interventi, ma non esplicitamente, e cioè che queste misure, diciamo, nell'esperienza applicativa italiana sono spesso e volentieri state concepite con un doppio binario di premialità, per cui c'è un primo riconoscimento di premialità per la certificazione ISO 14001 e diciamo, un riconoscimento ancora maggiore per l'EMAS proprio sulla base diciamo, dell'attestazione anche come dire, della validità istituzionale dello schema EMAS e del ruolo che ha anche l'ente di controllo in termini poi di verifica della conformità normativa e quindi del percorso che intraprendono le aziende EMAS. Questo diciamo, è un approccio che mi sentirei di dire ha funzionato diciamo, più o meno in tutti i contesti applicativi, sia quelli autorizzativi, ma anche nel regime giuridico degli acquisti pubblici, del green procurement, ed è una cosa appunto che trova la sua ratio nel fatto che l'EMAS, ricordiamolo, ha dentro di sé tutti i requisiti della 14.001 e in più ha dei requisiti aggiuntivi e anche un rapporto con l'istituzione, con l'ente di controllo che nella logica con cui è concepito lo strumento, come diceva anche la collega, la dottoressa Tenaglia, aiuta anche a migliorare poi il rapporto con l'istituzione e quindi in ultima analisi a far sì che diciamo, tutto il territorio, la comunità, l'istituzione e l'azienda benefici di quello strumento. Io volevo solo aggiungere un'altra cosa. Vado? Volevo solo dire, relativamente comunque anche al rinnovo dell'AIA, è ovvio che parliamo di una durata di 10 anni, che poi diventano 16, diventano 12, però è tutto molto relativo, nel senso che magari viene rilasciato il rinnovo, viene rilasciata l'autorizzazione AIA, ma l'azienda dopo un anno presenta una modifica sostanziale al proprio impianto, è ovvio che si riparte da capo, quindi è ovvio che dipende poi sempre dal contesto. Diciamo che in via generale le tempistiche sono comunque queste. Ecco, volevo fare solo un po' questo inciso. Allora, grazie. Intanto chiedo modo ai partecipanti di, se hanno altre domande, di poterle scrivere. Abbiamo a disposizione le nostre relatrici. Do qualche comunicazione di servizio. Allora, vi ricordo che l'8 di ottobre ci sarà il quarto appuntamento del nostro ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa svolto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e sarà centrato sul software per i SUAP. Dunque è una tematica molto, molto importante. A breve ci sarà già la pagina a disposizione e sarete tutti quanti avvisati per quanto riguarda via mail, tutti quelli che hanno partecipato ai nostri seminari e webinar. Ricordo ancora che per attestazione di iscrizione bisogna seguire almeno il 20% del tempo a nostra disposizione per i webinar e che per le domande dei precedenti webinar occorre aspettare qualche giorno in più perché abbiamo avuto un problema con la docente che ha subito un piccolo intervento. Dunque chiedo un po' di pazienza perché sono arrivate delle mail di sollecito, ma purtroppo sapete bene, quando accade caso di forza maggiore non possiamo fare nulla. Allora, vedo che non arrivano domande, dunque presuppongo che la trattazione sia stata molto esaustiva e chiara. A questo punto, se ci sono qualche argomento, lascio la parola a Michela e a Elga
se vogliono approfondire qualche aspetto e rimango qui in attesa. Ma io semplicemente aggiungerei semplicemente una considerazione riagganciandomi all'intervento appunto che faceva anche Elga quando ha richiamato il fatto che l'ISPRA, quindi comunque l'organo di governo nazionale, appunto anche attraverso la dottoressa D'Amico, ha fatto questo sforzo negli anni di mappatura, di razionalizzazione e di messa a fattor comune, diciamo, delle misure che esistono poi in Italia, appunto spesso e volentieri a livello di contesti applicativi regionali, anche appunto con lo scopo di comunque in qualche modo stimolare, magari incentivare le pubbliche amministrazioni che sono un po' più indietro o comunque hanno meno esperienza, per esempio rispetto all'Emilia-Romagna, nell'applicazione di queste misure. Ci sono una serie di, diciamo, la mappatura messa a disposizione e pubblica può essere uno strumento che per un'istituzione locale, una regione, una provincia, perché poi c'è anche il livello provinciale che può entrare in gioco, oltre a quello appunto dell'ente di controllo, può essere, diciamo, un elemento molto, molto importante. Sì, guarda, anch'io a conferma di quello che hai detto anche tu, quindi invito i partecipanti comunque a consultare il catalogo che è stato messo a disposizione da ISPRA, perché in effetti è comunque un quadro abbastanza esaustivo della normativa, non solo in ambito nazionale, ma appunto anche regionale, quindi magari anche guardare quello che ha fatto magari la regione accanto può essere utile da stimolo per andare avanti, per migliorare, perché la strada da fare è ancora veramente tanta. Siamo solo, diciamo, anche molto è stato fatto a livello di semplificazioni per le aziende registrate EMAS o certificate 14.001, ma in realtà molto altro si potrebbe fare, questo sicuramente. Allora, vedo che qualche partecipante sta digitando, io aspetterei solo qualche attimo, altrimenti, poiché l'argomento. Ecco, c'è una domanda in chat che leggo e riporto in questo momento e ci chiedono per i controlli tutte le regioni utilizzando l'SSCP con la riduzione del rischio per le aziende EMAS. Allora, il modello SCP è un modello che è stato elaborato in ambito agenziale, cioè quindi c'è stato un coinvolgimento delle diverse agenzie per arrivare all'elaborazione di questo modello. E poi però l'adozione dello strumento è relativo a singole delibere di giunta. E al momento io credo che oltre all'Arpa Emilia Romagna, forse la Lombardia, ma non ne sono sicura. Cioè, ecco, quindi direi che lo strumento c'è, però è a discrezione poi delle singole regioni decidere di adottarlo o meno. Sì, confermo, non sono sicurissima sul fronte Regione Lombardia, esisteva sicuramente, diciamo, poi appunto l'applicazione pratica della formula ovviamente dipende dal singolo ente di controllo, però in passato l'ARPA Lombardia ha adottato, diciamo, delle logiche di questo tipo. Non sono sicura che sia ancora oggi così, ma sicuramente l'esperienza c'è stata anche in Lombardia. Bene, allora a questo punto vedo che non arrivano altre domande, vedo che Paola sta ancora digitando, dunque do ancora qualche attimo, tanto abbiamo a disposizione ancora del tempo, dunque possiamo ancora aspettare un pochino, vediamo se, certo che puoi fare qualche altra domanda, Paola, tutte quelle che vuoi, siamo qui a disposizione, dunque ti lasciamo il tempo di scrivere.
Intanto che arriva la domanda, visto che siamo in attesa per evitare il silenzio, che mentre quando si è in un'aula in presenza, diciamo così, non ci sono dei tempi morti perché tra una battuta o quant'altro si allevia anche la tensione, diciamo che nell'aula virtuale anche 3 secondi di silenzio pesano moltissimo, ma sono sempre 3 secondi. La nostra Paola ha scritto la domanda, l'ISPRA, avvalendosi delle ARPA competenti territorialmente, paga l'ARPA stessa per la prestazione? Assolutamente no. Quindi noi immagino che si rivolga al supporto che noi diamo per la verifica di conformità legislativa, ma per noi è proprio un compito istituzionale, quindi non, assolutamente ISPRA non paga l'ARPA per svolgere questa verifica. Allora, perfetto, perfetto. Se ci sono altre domande siamo qui a disposizione, altrimenti io aspetto solo qualche altro secondo, altrimenti vi do appuntamento mentre appunto aspetto se vedo qualche altro partecipante digitare, vi do appuntamento per l'8 di ottobre e poi a seguire ce ne saranno altri due di webinar per arrivare fino al 22 di ottobre. Ricordo che basta seguire la nostra pagina di eventi e comunque avrete sempre le nostre mail di recall dei nostri eventi. Dunque, non ci sono altre domande, dunque io ringrazio sempre la Giunta regionale Emilia-Romagna per il coordinamento che ci dà per questo supporto, ringrazio tutti voi per aver partecipato, ma un grazie particolare alle relatrici di oggi, la dottoressa Michela Melis e la dottoressa Elga Tenaglia per la loro esposizione e nel ringraziandovi tutti, appunto, vi auguro una buona giornata. Potete tranquillamente lasciare l'aula. Buon proseguimento a tutti. È stato un piacere come al solito. Ci vediamo l'8. A presto. Grazie a tutti.